Allora, eccoci, ciao a tutti, ben ritrovati, io sono sempre Ilaria, sono una monaca nelle fraternità monastiche di Gerusalemme, a Firenze, alla Badia Fiorentina, ma sono originaria di Castellina in Chianti, della diocesi di Siena. E oggi sono con voi in questa memoria della presentazione della Vergine Maria al Tempio, che è una memoria un po' particolare perché nella scrittura questo evento non lo troviamo proprio. E in effetti attinge al proto-Vangelo di Giacomo, che è un Vangelo apocrifo, in cui si racconta appunto che Maria aveva solo 3 anni quando i genitori la portarono al tempio, e quindi c'è questa Maria che sale la scalinata ancora bambina senza mai voltarsi, entra nel tempio e ci rimane fino all'età di 12 anni. Ora, al di là se sia davvero avvenuta questa cosa, è preziosa, al di là della sua storicità, quello che la Chiesa vuole dirci. Vuole dirci che se sì c'è stata una chiamata tutta particolare, un'elezione tutta particolare che Maria ha ricevuto, proprio perché è l'Immacolata Concezione e perché diventerà la Madre di Dio, al contempo quel sì che Maria ragazza dirà, avvenga per me, Signore, secondo la tua parola, in realtà è un sì che non è stato improvvisato, ma si è preparato nel tempo. E poi c'è ancora qualcosa che il Vangelo di oggi ci dice su Maria e su di noi. E lo leggiamo insieme questo Vangelo che è un po' particolare. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli rispondendo a chi gli parlava disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi tendendo la mano verso i suoi discepoli disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Perché dico che è particolare questo Vangelo? Perché siamo in una festa di Maria e in realtà qui Maria non è che proprio fa una gran figura, e anzi sembra piuttosto che Gesù la lasci un po' ai margini, no? Vediamo di capire bene qual è la situazione in cui ci troviamo. Allora c'è Gesù che sta parlando, circondato da una folla. E in mezzo a questa folla ci sono anche i suoi discepoli. Arriva la sua famiglia, il suo parentado, questo che si intende con questa espressione, sua madre e i suoi fratelli, e desiderano parlargli, però restano fuori. C'è un mondo di gente intorno a Gesù, magari anche della gente che ha con lui un rapporto anche distratto, futile, ma che per loro diventa come un impedimento. Invece questa famiglia cerca di costruirsi una situazione alternativa, una situazione che secondo loro forse è più giusta. Ed invece c'è una cosa di cui dobbiamo renderci conto, che l'unico modo che abbiamo per accedere a Cristo è la situazione reale in cui siamo, che abbiamo davanti, il nostro reale. Quindi il punto non è fuggirlo, crearsi una situazione alternativa, ma piuttosto saperlo accogliere. Quali possono essere i motivi per cui questa famiglia decide di restare fuori? Mi dico che ce ne possono essere molti. Da un lato può essere una sorta di discrezione, una sorta di umiltà, un dire non voglio mettermi in prima fila, ma alla fine finisce per essere quasi una falsa umiltà, che non è, umiltà non è sempre mettersi all'ultimo posto, ma mettersi lì dove è Gesù, oppure rimangono a distanza e non si mettono ad ascoltarlo perché loro stessi in effetti dice che cercano di parlargli, cioè loro forse pensano di avere qualcosa di più urgente da dirgli, e questi siamo noi quando preghiamo, che andiamo da Gesù e lo riempiamo di parole perché abbiamo un sacco di cose urgenti da dirgli, necessarie, e questo poi ci rende incapace di ascoltare le cose preziose che in realtà lui ci sta dicendo. Oppure perché rimanere a distanza? Forse perché lo vogliono rivendicare a sé, forse perché fanno fatica a vedere questo Gesù che dopo 30 anni che ha vissuto con loro è diverso da come lo hanno sempre conosciuto, e loro stessi sono chiamati a cambiare, ad allargare il loro rapporto, no? A includere anche gli altri, e questo talvolta è faticoso. Oppure perché delle volte facciamo fatica? Perché noi abbiamo impostato la relazione con lui,
sul fatto che noi abbiamo verso di lui dei privilegi particolari, siamo la sua famiglia, abbiamo un ruolo particolare, abbiamo delle posizioni particolari e impostiamo il rapporto con lui su questo ruolo che abbiamo, su questa posizione che abbiamo e che ci siamo costruiti e che ci dà sicurezza. Ma in tutto questo tu finisci in realtà per restare fuori dalla relazione con lui. E Gesù che fa? Fa una domanda per noi miopia. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Cioè, e ti verrebbe da dire, ma come? Gesù, chi è? C'è il suo 30 anni, cioè, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? È ovvio. Quindi Gesù mette in questione, mette in discussione una cosa che per noi è ovvia. Invita anche noi a scendere nel nostro cuore e a dirci, ma io su cosa baso il mio rapporto con Gesù, il mio essere suo, la mia intimità con lui, a cosa la lego e quindi come la coltivo? Quali sono i punti fondamentali per dire un sì che sia autentico? Quello che abbiamo detto un po' prima, l'ascolto, cioè ascoltare l'altro è il più grande atto d'amore. Ascoltarlo vuol dire innanzitutto accoglierlo, no? È ascoltando l'altro che tu lo concepisci in te, cioè gli fai spazio in te, lo prendi in te e lui può vivere in te. E poi non basta ascoltare, ma è necessario dare carne a quello che si è ascoltato. Mica questi discepoli che sono in mezzo alla folla, che ascoltano, che lo stanno ascoltando e che fanno la volontà del Padre che è nei cieli. Può compiersi se tu dici il tuo sì, se tu scegli di metterti in gioco, ma per farlo, per fare questa volontà e per imparare a farla, devi essere un discepolo, devi seguire Gesù, devi camminare dove lui ha camminato e insieme a lui, perché Gesù è la volontà del Padre. Seguire Gesù per imparare a vivere da figli, per lasciarsi amare dal Padre e imparare ad amare come lui ci ha amato. È tutta qui la volontà del Padre. E allora sarai madre di Gesù, fratello di Gesù, sorella di Gesù, che sono poi rapporti in sé diversi, no? Chi è la madre? La madre è colei che ti dà la vita, è colei che genera la vita, che la concepisce, che la custodisce, che se ne prende cura, che la dona. Con tempo siamo chiamati appunto come delle madri a non trattenerlo, ma a darlo alla luce, a donarlo. Più doni Gesù, più Gesù è tuo. E poi diventare fratelli e sorelle di Gesù. Perché mi sono detta? Perché i fratelli si assomigliano. C'è una somiglianza, no? E in effetti pensavo che nel seguire Gesù noi impariamo ad amare come lui ci ha amati. Gli assomigliamo pian piano, prendiamo i suoi tratti, prendiamo i suoi stessi sentimenti. Gesù vuole costruire con noi un rapporto che ha la stessa semplicità, la stessa spontaneità, la stessa intimità, la stessa freschezza, lo stesso sentirsi a casa che si ha in famiglia. Ed è bello pensare che questa è anche l'immagine che lui lascia della Chiesa, una casa e una famiglia. Gesù dice: chiunque fa la volontà del Padre mio può essere per me madre, fratello, sorella. Chiunque, cioè anche ognuno di noi, può entrare in questa intimità se dice il suo sì. Cosa succede alla fine? Non si sa. Non si sa se questa famiglia decide di entrare o se rimane fuori. Il brano non lo dice. Perché non lo dice? Perché adesso sta a noi, sta a te, sta a me decidere cosa fare, se rimanere fuori dallo sguardo di Gesù oppure se decidere di entrare, entrare e scegliere di vivere nella volontà di Dio e sedermi per ascoltare Gesù, sedermi in mezzo agli altri, in mezzo a una folla di gente che magari non conosco e con loro, insieme a loro, giocarmi la vita concretamente, no? Scendere in campo per costruire una chiesa che abbia il sapore delle relazioni della famiglia. Abbiamo la bellissima possibilità di
vivere questa vita come figli felici nella casa del Padre. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.